obra de su justicia, sapete, ha fatto tutto cardinale con la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Oggi vediamo questo premesso, dire qualche parola riguardante la fortezza e la temperanza. La fortezza è la virtù che ci dà la possibilità, nelle difficoltà, ad essere fermi e costanti. Importante di questo libro, fermi e costanti. Fermi significa che manteniamo nelle difficoltà lo stesso tipo di impegno, lo stesso tipo di buona volontà, la stessa intensità di amore, quando le difficoltà non ci sono. Se un ragazzo sta studiando, deve fare i suoi compiti, e sente freddo, si è debole e non ha la virtù della fortezza, dice c'è freddo, non studio più. Chi ha voglia di andare in chiesa e piove, dice sta piovendo. Resto a casa. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. La fortezza ci aiuta ad adempiere bene i nostri doveri, non solo, ma anche ad accrescere il nostro impegno, sapendo che la virtù della fortezza ci induce a compiere bene il nostro dovere. E ad essere in conformità con la volontà di Dio. Quando c'è la virtù della fortezza, si è fermi, ma c'è un'altra caratteristica che ricorda di questa virtù, ed è la costanza. La costanza significa è la capacità di continuare a compiere il bene sempre nel tempo. Io penso che tutti quanti conosciamo persone che cominciano una cosa, un impegno, cambio, religione, lavoro, e poi lo lasciano in atto. Quanti di voi magari hanno avuto esperienza di qualche figlio, di qualche nipote, di qualche cugino che cambia tanti lavori, uno stato che si incontra finché a venire meno, qualcosa che si aveva l'intenzione di continuare a vivere. E questo è anche campo delle relazioni di amicizia, nelle relazioni di amore, la costanza che cosa sta a significare? Sta a significare che si sta insieme e si superano tutti gli ostacoli anche quando le tentazioni portano a fare qualcosa di diverso. Poco fa parlava di una coppia e si diceva con loro, siamo insieme, dicevano due, la sua moglie, da 50 anni. Era una bella conquista, un bel approdo. Non capisco quando volte capita, che sono eravamo insieme con una persona con cui siamo amici da più di 50 anni, questa persona ci conosciamo e ci vogliamo bene da 50 anni, che bello. Tutto ciò che dura nella costanza diventa poi non solo buono, ma anche bello, diventa affascinante.
con il vecchio per esempio che noi guardiamo chiese come la maggiore, la pastorale, la cattedrale, il giorno di morale, per quanto tempo sono lì? Dalla fine del 1100 è stata costruita i lavori sono terminati nel 1191. In quel periodo Palermo si è arricchita di capolavori grandiosi, la cattedrale, la pastorana, il Giovanni degli Elementi, il Giovanni delle Rosi, San Cataldo, il Duomo di Morriale, sono tutti dello stesso periodo. E come mai il ponte di Genova dopo 40 anni è crollato e la cattedrale non è ancora crollata? Bella e noi, io ho davanti ai miei occhi, per esempio, lo sguardo a volte mi trovavo sulla giornata perché mattina ci andavo con stesso, dalle scuole di San Paolo e uscendo vedevo coppie di turisti, comunque gruppi di turisti che sbucavano dal corso Vittorio Emanuele. E appena avevano davanti alla roccia la cattedrale, facevano così, incantati. E la luce della potenza, e un'applicazione grandiosa della fortezza. Questo vale per i monumenti, vale anche per gli edifici. Non è che tutti, per esempio, arrivano all'età di 72 anni, come ha fatto con Vito Livia il giorno dell'Immacolata. Ah, le sofferenze, bene o male, se le dico, se le dico, fatemi al computer determinate pagine, addirittura mi ha battuto un libro di preghiere siciliane che speriamo di completare più spesso. Il suo marito pure mi dice, la fortezza, che io una cosa buona nel fisico, anche se qualcuno di voi avrà superato l'età degli impegni 80 anni, e né fronte di coloro che sono forti. La fortezza allora si abitua a sapere prendere delle decisioni superando qualsiasi tentazione. Non è brutto quando per esempio ci incontriamo con una persona e lo prendere questo impegno, prendo questo impegno. Dopo una o due settimane, dopo pochi giorni, quanti abbiamo fatto quattro volte la sua parte se non era per la fusione? Quattro volte. Di tutti quelli che hanno fatto la fusione con impegno, con lo Spirito Santo di servire Gesù Cristo sempre, quanti ce ne sono? Pochissimi, pochissimi. Manca la virtù della profeta. Gracias.
pues anunciaban la palabra con los males contra el con decisión. Pero si contaste, yo la animo a los hombres, yo la animo a los hombres, cerco, constante. Sí, muy bien, sí, de la zona. Sí, es un hombre que ha superado todos los obstáculos que se han dificultado, siempre, siempre, siempre. Yo me digo la maestría de vincere la solita, scritta da una delle sue amiche più care, forse la più cara, quindi una scelta fantastica, una cosa, quindi lì, un amico di amico, sono stati amici una vita, e la comunità, un po' questa amicizia, questo papa, e sottolinea proprio il senso della sua fortezza. Perché non appello con un marito, moglie o figli, che sono forti, che rimangono forti nelle loro decisioni, nelle loro capacità di portare avanti qualche cosa. Ora, ora ho telefonato a mio nipote Miriam, dove ci sta accompagnando, mi dice che sono 19 anni. Cosa stai facendo? Sto studiando. Sua madre dice, è piccoletta così, che mia figlia mia ha una volontà di ferro. Attenzione, la capacità anche di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la paura e le persecuzioni. Perché questo punto di cristianesimo lungo tutto, in tutti i secoli? Professato da uomini e donne coraggiosi, da ragazzi e ragazze coraggiosi. Ricordo un tipo particolare della passione di Santa Perpetua. Certo, era una giovane non più da signore di Cartagine, 22 anni. Non si parla di suo marito mai, di suo padre mai. Dicono gli storici che era preparata, era un bambino di solito. E ebbe il coraggio di resistere a suo padre che in ginocchio, lei era in carcere, le chiedeva per amore suo e del suo bambino di rinunciare a Cristo e di rinunciare alla sua vita. E dice la pagina degli atti del martirio di Santa Perpetua, le guance, visto che l'uomo insisteva e rimaneva che non se ne voleva andare, lo afferrarono e lo percossero. Questa storia che per questa si sentì trafiggere il cuore a sentire le percosse verso suo padre. Ma forse gli ha rinunciato a Gesù Cristo? No! Un coronavirus non ha provocato rinunciato a Gesù Cristo a tutto il cuore. La paura, la paura è diffusa. Bella testimonianza stiamo dando. I cristiani siamo poco più di 1 miliardo in tutto il mondo è fatto da 7 miliardi di persone. Ma non vorrei dire che differenza c'è, che differenza avete notato in questo periodo di tempo tra il comportamento dei cristiani e il comportamento di tutte le altre persone, dei cinesi, degli indiani, che differenza c'è? Se non c'è differenza vuol dire che noi non abbiamo acquisito le virtù. Vuol dire che Gesù Cristo ha crocifisso per noi, non è nessuno, è un ricordo storico. È una fede così facile, che viene meno alle prime difficoltà. Ecco qual è il senso
veramente nella luce della potenza. Il coraggio di arrivare a rinunciare a qualsiasi cosa per difendere una giusta causa. Io vorrei che voi impiegaste un po' più di tempo a leggere le storie dei martiri di tutti i tempi. Che mi pare che i martiri sono stati nei primi 300 anni della storia della Chiesa? Ma già prendo voce. Ogni anno mi arriva un opericolo dove c'è l'elenco di tutti i martiri dell'annata, cioè quelli che danno la vita per amore di Cristo Gesù. Ho tenuto di leggere da tutti i mesi la storia dei martiri del Messico. Del Messico con il 1936, se non si può fumare, al 1937 c'è stata una persecuzione feroce, che non ha nulla da invidiare alla persecuzione degli imperatori romani. E così la storia della Chiesa, un'epopea costruita dal sangue di martiri. La Chiesa è stata costruita dal sangue di martiri. Perché? Perché non uomini e donne che avevano la virtù della potenza. Dice Gesù nel Vangelo, voi avete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Nella misura in cui Gesù troverà soldati, siamo tutti mangi, soldati di Cristo, ci dice il capitolo. Nella misura in cui noi siamo soldati fedeli e forti, nella fede, ecco, il cristianesimo avrà la sua decisione. Oggi ogni cosa c'è un rallentamento della diffusione della fede, specialmente in Europa, anzi che rallentamento c'è, diciamo, una forma di marcia indietro, perché i cristiani sono poco forti, sono deboli, sono fragili. A ogni soffio di vento sono già a terra. Dobbiamo riprendere la grande vita della potenza del Signore.